Ultimate Slime qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction. Questa volta andiamo ad ascoltare il remix di TikTok di Sfera Ebbasta, traccia che abbiamo avuto già modo di ascoltare in famoso featuring Marra e Gue. Ho fatto anche la reaction all'album, ve la lascio in descrizione nel caso ve la foste persi. Per chi invece l'ha già vista sa cosa ne penso dell'album. È un album che a primo ascolto non mi è piaciuto proprio per niente, e ora che sono passati anche dei mesi posso dare un giudizio finale. Mi fa cagare, mi prenderò un sacco di merda per questo commento, però ragazzi è il mio pensiero. Una delusione totale, a parte 3-4 tracce, e tra queste c'è anche TikTok, che secondo me è davvero valida più che altro per la parte di Sfera. Poi troviamo anche Marra e Gue, che non mi hanno entusiasmato affatto, o meglio, non è che hanno fatto totalmente schifo o non mi sono piaciuti, ma io sono dell'idea che se una persona chiama un featuring in una traccia è perché questo feat deve aggiungere qualcosa in più alla canzone che magari l'autore della canzone stessa non sa fare, sia che parliamo di un ritornello, sia che parliamo di qualsiasi altra cosa. Per me Marra e Gue non l'hanno fatto, in quanto sia la strofa che il ritornello di Sfera Ebbasta è veramente on point, e avrei preferito piuttosto che facesse l'intera canzone. Però ovviamente questi sono gusti personali, in quanto poi ho sentito dire da un sacco di gente che Gue è stato l'MVP e cose varie. Ora è uscito questo remix, diciamo che già ne avevamo sentito parlare, perché comunque nei mesi scorsi erano apparse storie su Instagram in cui giravano il set del video e già si potevano intuire i due ospiti del remix, sono Paki e Geolier, due artisti che personalmente non ascolto chissà quanto, ma neanche disprezzo. Diciamo che quel qualcosina che ascolto spesso e volentieri non mi dispiace. Tra l'altro stesso discorso vale per loro, sapranno aggiungere qualcosa alla canzone? Secondo me hanno tutte le carte in regola per poter fare un buon remix o comunque delle buone strofe, quindi ora andiamo ad ascoltare. Nel traffico schiaccio sport, 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 fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla, faccio scush scush, rush a roulette, con 33 colpi dentro la Glock, croci sui cinci troppo costoso il brand, tu parli come se fossimo friend. Ora ho fatto successo, prima stavo sul gesso, giro con ceto punto, cercami sopra Google. Mi è zuscebre, mo batto nell'essa, fra macchina bulgara, macchina all'estero, darga polacca, fra guanda scia fermano, sto sulle maschie, cave catta fermano. Allora, io sto per dire una cosa per la quale verrò crocifisso probabilmente, però per me la realtà dei fatti, a prescindere dal fatto che possiate essere d'accordo o meno, cioè è così. Paki e Geolier hanno totalmente eclissato Gue e Marra, ma proprio non c'è storia. Geolier in generale credo che sia l'MVP della canzone, sicuramente di questo remix. La sua strofa se la gioca un po' con quella di Sfera, però ha veramente spaccato tutto. Paki pure è molto bravo, con questa voce un po' rauca. A prescindere dal fatto che piaccia o meno, credo che lui è uno di quelli che in Italia sta prendendo un po' i flow più originali, o comunque non ricade nella solita roba, nel solito flow. Quindi GG, sono contento. In realtà è un bel remix, l'hanno resa una hit a modo loro, meglio di Gue e Marra, cioè secondo me sicuramente danno quel qualcosa in più alla traccia. Per il resto confermo un po' quello che già pensavo di TikTok, perché la canzone alla fine è la stessa, strofa e ritornello di Sfera super, Marra e Gue secondo me sottotono, le loro strofe le si poteva sentire, non le si poteva sentire, non cambiava molto. Avrei preferito piuttosto, ve lo giuro, che nel disco originale di Famoso ci fosse stata questa canzone già con Geolier e Paki, senza Marra e Gue. Però vabbè, questo sono fantasie mie. Come dicevo a inizio video, poi è già pronto un video. Oggi addirittura hanno anche fatto mostrare, insomma, qualche piccolo pezzo del video. C'è anche da dire una cosa: se avete visto i vari documentari, il podcast, insomma tutte le cose in cui Sfera ha parlato di Famoso, aveva anche detto che Pop Smoke sarebbe dovuto essere nell'album, ma che purtroppo non ha fatto in tempo ad incontrarlo, perché lui, mi sa, o il giorno prima, proprio il giorno stesso che dovevano registrare la canzone, è stato ucciso, come ormai tutti sapete. E secondo me, a giudicare da Famoso, dai beat e da tutto il resto, lui sarebbe dovuto essere in questa canzone. Quindi immaginarmi uno Sfera feat Pop Smoke su questa base, con questo ritornello e con quella strofa di Sfera,
Beh, sarebbe uscita sicuramente una bella bomba. Insomma, peccato, peccato che non sia successo e non succederà mai probabilmente. Anzi, che probabilmente, cioè, è morto, non succederà mai. Vabbè, comunque, questo era il mio pensiero su questo remix. Devo dire che è uscito molto meglio di quanto mi aspettassi. Voi invece cosa ne pensate? Chi vi è piaciuto di più? Qual è il vostro pensiero su TikTok, su Famoso? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete, attivate la campanellina in modo tale da non perdervi altre reaction e tutti gli altri contenuti che carico su questo canale. Condividete il video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.